Mostra del cinema e regata storica da domani a Venezia, scatta il nuovo piano sicurezza. Non c'è pace per il referendum sull'autonomia, il governo vieterebbe l'uso della tessera elettorale. Furibonda lite al bar centrale di Marghera, in carcere il titolare 51enne in possesso di armi, provento di furti. In vacanza in un campeggio a Cavallino, terrorista olandese era ricercato dall'Interpol. Edizione di Venezia dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito, parliamo di sicurezza per i grandi eventi. Mostra del cinema e regata storica a Venezia, scatta il grande piano sicurezza a partire già da domani. Tutti i dettagli nel nostro servizio d'apertura. Due importanti eventi a Venezia e scattano le misure di sicurezza. La prossima settimana si inaugura la 74esima mostra d'arte cinematografica, mentre nel weekend si svolgerà la regata storica. I controlli saranno massimi. Abbiamo un impegno molto importante da parte di tutte le forze dell'ordine e anche sotto l'auge appunto della prefettura, e anche il nostro sindaco, ricordo, ha richiamato in più occasioni l'importanza e la determinazione con la quale vogliamo essere presenti sul nostro territorio grazie appunto alla effettiva sicurezza. Visti gli ultimi recenti atti terroristici che si sono sviluppati non solo nel nostro territorio ma soprattutto quelli esteri, si vuole garantire la massima sicurezza anche nel nostro territorio. Da sabato notte inizieranno i lavori per mettere in atto nuove misure di sicurezza in Imbuto su Piazzale Roma. Saranno posizionati dei blocchi e a turni 10 agenti della municipale gestiranno il traffico. Inevitabile, ha detto il questore, visto il periodo di afflusso turistico, i disagi che si creeranno, ma la sicurezza è prioritaria. Sarà uno spiegamento più importante di agenti provenienti anche da sezioni diverse che verranno interamente dedicate all'intero comparto che si dovrà occupare di fornire tutti gli strumenti utili proprio per essere al massimo efficaci in materia di sicurezza. Voltiamo pagina, entriamo nei palazzi della regione perché non c'è pace per il referendum sull'autonomia. Il governo infatti vieterebbe l'uso delle schede elettorali. Sentiamo. Prima comunicava poco o per nulla, ora lo fa e scatena una bufera politica. Il Ministero dell'Interno avrebbe deciso di non consentire l'uso della tessera elettorale che ogni avente diritto al voto deve esibire al seggio assieme al documento di riconoscimento. Il motivo del presunto diniego è un mistero, ma tanto è bastato per fare gridare allo scandalo per l'ennesimo tentativo del governo centrale di boicottare il referendum sull'autonomia del Veneto. Se confermato, si tratta di un problema organizzativo non da poco, perché servirà comunque una certificazione dell'avvenuto voto e dai palazzi della regione si sta lavorando per escogitare assieme alle prefetture una soluzione tampone. Tutto questo oramai a meno di 60 giorni dal voto, che ricordiamo essere fissato per il prossimo 22 ottobre. Fra i militanti del Carroccio i toni si sono alzati. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti parla di guastatori in azione, mentre una parte dell'opposizione se la sta ghignando sotto ai baffi. Roma ha paura del risultato veneto e lombardo, taglia corto Ciambetti, e comunque non si spiega come mai il referendum validato dalla Corte Costituzionale non possa avere la medesima dignità delle altre consultazioni elettorali. Il medesimo inghippo riguarda anche il referendum in Lombardia, che però è già corsa ai ripari. Per la prima volta in Italia, nella regione guidata da Roberto Maroni, il voto del referendum sarà digitale. Maroni al meeting di Rimini ha annunciato che i computer usati per il referendum resteranno successivamente alle scuole, che se ne serviranno per la didattica. La cronaca: furibonda lite al bar centrale di Marghera, in carcere il titolare 51enne per possesso di armi, provento di furti. I carabinieri hanno arrestato il titolare del bar centrale in via Rizzardi a Marghera, l'uomo, un cittadino cinese di 51 anni, accusato di detenzione e porto abusivo d'armi, minacce, ricettazioni e percosse. I militari sono stati allertati da una chiamata arrivata al 112 attorno alle 14 di giovedì. All'interno del locale c'era una furibonda lite tra un avventore e il proprietario, che brandiva un fucile. I carabinieri sul posto hanno immobilizzato il 51enne proprio mentre minacciava con il fucile un cliente col quale aveva appena avuto una scazzottata. Non è una cosa strana trovare che fanno le risse fuori dei locali così, è normale.
È solo l'ultimo degli episodi incresciosi accaduti in alcuni bar del centro di Marghera, nei quali la tensione, per i motivi più disparati, è davvero alle stelle. È per l'ennesima rissa al Good Side in via Rossarolla che la polizia ha messo i sigilli al locale. Grazie a Dio. Disturbavano tanto? Sì, c'era anche un paio di giorni fa una rissa e hanno veramente spaventato, nel senso che sono violenti e non si capisce anche quello che stanno dicendo, senti aiuto qua, aiuto là, non ti senti sicuramente a tuo agio, neanche essendo in casa. A raccontare cosa è accaduto poco più di una settimana fa è una donna che preferisce non farsi riprendere in volto. Si vede che hanno cominciato dalla sera, perché hanno bevuto, e allora li hanno visti che sono ubriachi, non hanno voluto dargli più da bere, sono venuti a fare i conti perché ieri sera non gli hanno dato da bere, con un bastone, uno di ferro, uno di legno, quella che era colpevole in tutto è scappato e dopo tutti sono andati dopo di lui. Il decreto notificato prevede la chiusura del bar per 15 giorni. In vacanza in un campeggio a Cavallino, terrorista olandese era ricercato anche dall'Interpol. I dettagli. L'allerta al camping Capalonga di Bibione è scattata un paio di mesi fa, ma la notizia è trapelata solo in questi giorni. Lo scrive nell'edizione di venerdì il Gazzettino, che riferisce della caccia a uno fra i più noti latitanti tedeschi, Ernst Volker Wilhelm Staub, esponenti di spicco della RAF, l'organizzazione terroristica tedesca denominata anche Bader-Meinhof. Il suo volto sarebbe stato riconosciuto tra gli ospiti del camping da un poliziotto tedesco oggi in pensione, che gli ha dato la caccia per anni e che l'avrebbe notato in compagnia di altre due persone, presumibilmente altri due componenti della banda Bader-Meinhof, delle quali da tempo si sono perse le tracce. La presenza del latitante ha mobilitato carabinieri a Digos, ma non ci sarebbero prove certe. Dopo l'abbandono della lotta politica armata, i tre si sarebbero dedicati alle rapine nei supermercati e all'assalto ai portavalori, forse per autofinanziare la loro clandestinità, tanto che il loro DNA è stato repertato in occasione di due falliti raid contro altrettanti furgoni blindati nel giugno del 2015 vicino a Brema e nel dicembre dello stesso anno a Wolfsburg. L'ultimo assalto risale al maggio del 2016 ai danni di un supermercato di Hildesheim. Sul capo di Ernst Volker un mandato di cattura europeo per partecipazione a banda armata con finalità di terrorismo. E il camping era quello di Bibione dunque. E questo era l'ultimo servizio per il telegiornale di Venezia. Arrivederci.